Rischia di essere affossato il progetto del passante nord di Bologna, lo ha riferito nel corso dei lavori dell'Assemblea legislativa Alfredo Peri, assessore regionale ai trasporti. Sul nuovo tracciato e sulla banalizzazione attuale non siamo d'accordo con Autostrade ANAS, ha dichiarato Peri. Per banalizzazione si intende l'accesso senza pedaggio ipotizzato dopo la conclusione del passante per l'attuale tratto autostradale che corre in mezzo alla città tra le due carreggiate della tangenziale. Il primo progetto di passante con un tracciato più lungo era stato bocciato in sede di Unione Europea perché affidato senza gara. Regione e provincia di Bologna e comuni interessati hanno avviato un lavoro congiunto per trovare un accordo sul progetto. La posizione degli enti locali al tavolo di confronto sarà univoca e condivisa, ha assicurato Peri. Entro il 30 novembre dovremo trovare la condivisione con Autostrade e ANAS. Non è però obbligatorio condividere l'impostazione del passante nord, dipende da quale approccio verrà dall'altra parte. La Commissione europea proporrà la cifra record di 670 milioni di euro per aiutare la ricostruzione dopo il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna. Si tratta dell'ammontare più elevato mai mobilitato dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per uno Stato membro colpito da catastrofe. A dare l'annuncio ufficiale sarà il commissario alle politiche regionali Johan Saan, dopo la riunione settimanale del Collegio dei commissari che adotterà la proposta. Intanto, provincia di Modena e comuni dell'area nord hanno definito insieme ad ACER un accordo secondo il quale saranno consegnati al più presto un alloggio sicuro e dignitoso ad almeno 500 dei 2.000 nuclei familiari modenesi ancora sfollati dopo il sisma. L'ordinanza 25 della regione Emilia-Romagna affida ad ACER il compito di reperire dai privati gli alloggi da mettere a disposizione delle famiglie modenesi che ancora vivono nelle tendopoli. La decisione deriva dalla scelta di Vasco Errani, commissario straordinario per il terremoto, di evitare il più possibile la costruzione di città e abitazioni provvisorie trovando una sistemazione consona e in attesa che le famiglie colpite dal sisma possano far ritorno nelle loro case. Come specifica il bando valido per tutti i comuni della provincia di Modena è già operativo, gli alloggi verranno concessi in affitto per un periodo massimo di 18 mesi a fronte del pagamento di un canone concordato con la proprietà pagato da ACER, con copertura assicurativa contro eventuali danni e tutele legali gratuite per la proprietà in caso di necessità. A meno di una settimana dall'inaugurazione si intensificano i lavori degli operai all'interno dei locali dell'ex cantina di Via Gramsci, che dal 29 settembre prenderà il nome di Centro Il Borgo della Mirandola. 25 commercianti del centro storico della cittadina dei Pico si sono riuniti in un consorzio per riprendere l'attività interrotta dal terremoto. Siamo in due o tre, diciamo, che stiamo cercando di portare avanti questo programma e diciamo che sono stato messo un po' alla guida per tutte le problematiche che potremmo esserci in futuro, insomma, più che altro. Vi siete riuniti in un consorzio, in un'associazione? Un consorzio, una società di responsabilità limitata, in pratica in 25 commercianti. È stato difficile scegliere quest'area? Stato difficile, Antonella? No, non è stato difficile, è stato complicato metterci assieme tutti, insomma. Però è importante perché si rilancia un'economia. Io diciamo che sono l'artefice di questa cosa, di questa idea e insomma già dopo il 20 mi era venuta l'idea di spostarmi anche perché ero necessario, cioè da parte mia era necessario spostare la mia attività. Alla fine i signori che avevano il negozio a fianco a me hanno cominciato a dire se ti sposti tu veniamo con te, tu non ti devi muovere da sola e da lì abbiamo detto beh, bisogna cercare un posto perché dove andiamo tutti assieme. Eravamo proprio via Curtatone, la zona rossa che ancora non è accessibile proprio se non con l'aiuto dei vigili del fuoco. Allora abbiamo detto insomma guardiamo un posto, abbiamo cominciato a girare la circonvallazione cercando di vedere se ci potevamo spostare poco dal centro, ma non c'era un posto, non c'era niente proprio. Poi un giorno sono passata di qua in bicicletta e ho detto ma guarda che bello questo qua. E da lì è partito tutto.
Confido che un'unione bancaria che aiuti a separare le banche commerciali dalla credibilità di quelle centrali sia un concetto appropriato. Questo l'auspicio espresso dall'ex governatore della BCE Jean-Claude Trichet, giunto a Bologna per ricevere la laurea ad honorem in scienze statistiche. La sua attuazione potrebbe cominciare, ha aggiunto Trichet, con la ricapitalizzazione diretta di alcune banche, in particolare in Spagna. A margine della cerimonia che si è tenuta all'aula absidale di Santa Lucia, Trichet ha anche ricordato come nel 2003 e nel 2004 i principali paesi dell'Unione, cioè Francia, Italia e Germania, hanno dato vita ad un clamoroso tentativo di indebolire il patto di stabilità e sviluppo progettato per garantire solide politiche fiscali nell'area europea. Secondo l'ex numero uno della BCE, infatti, tra le debolezze della Unione Economica Europea c'è proprio il fatto che il patto non è stato attuato correttamente. Tuttavia, ha aggiunto Trichet, la difesa della Commissione, della BCE e dei paesi di piccole e medie dimensioni ha contribuito ad evitare la demolizione della lettera del patto, ma il suo spirito ha subito un grave contraccolpo. Un brutto e preoccupante salto all'indietro quello fatto dalle piccole e medie imprese modenesi nel primo semestre 2012 con gli indici quasi tutti in negativo. La produzione rispetto allo stesso periodo del 2011 è diminuita dell'8,3% nel primo trimestre e del 6,5% nel secondo, ma la situazione non migliora se si guarda al fatturato che ha registrato un meno 6,5% e un meno 7,2% rispetto nel primo e nel secondo semestre dell'anno in corso. Unico dato positivo è la tenuta della domanda estera, testimonianza che la recessione è più forte all'interno dei confini nazionali. La difficoltà dell'attuale momento è comprovata dall'andamento della meccanica, la spina dorsale dell'economia modenese, che nel secondo trimestre dell'anno ha virato anch'essa in negativo. Unico dato positivo in termini di produzione è quello dell'abbigliamento, mentre sembra reggere l'agroalimentare. Frena l'economia, frena le e frena ovviamente anche la ceramica, che nel secondo trimestre fa registrare una pericolosa inversione di tendenza anche per le piccole imprese del settore, che annovera in particolari aziende del cosiddetto terzo fuoco. Dopo due anni di crescita ritorna il segno meno anche nel comparto, che rappresenta il fiore all'occhiello della manifattura modenese, una diminuzione che, se si limitasse al secondo trimestre, non sarebbe di per sé preoccupante. Ma le premesse, leggi, gli ordini, non sono positivi, anche se attesa una certa ripresa dall'estero che nel periodo aprile-giugno ha raggiunto la quota record di oltre il 40% del fatturato totale. Sarà a mare il tema del prossimo anno per il Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo. Lo ha annunciato Remo Bodei, presidente del comitato scientifico composto da Tullio Gregori e Marc Augé, assieme alla direttrice scientifica Michelina Borsari. Si tratta di un tema dimenticato e critico dell'esperienza contemporanea, ricchissimo di implicazioni, ha spiegato Michelina Borsari. Lo scorso weekend le cose hanno fatto riflettere e trasformato le città di Modena, Carpi e Sassuolo in questa edizione 2012, che hanno riempito le piazze di giovani studenti stranieri e cittadini di ogni età per un totale di 180.000 presenze. Soddisfatti gli organizzatori, come ha sottolineato Franco Tazzioli, presidente del consiglio direttivo del Consorzio per il Festival Filosofia, anche quest'anno un grande successo. Dopo il terremoto non abbiamo avuto dubbi, il festival doveva esserci nonostante tutto, ha dichiarato Tazzioli. La prossima edizione si svolgerà il 13, 14, 15 settembre 2013. Mantenere alta la guardia sul mondo del lavoro. Questo è l'imperativo che l'Arma dei Carabinieri di Rimini si è imposta per contrastare il fenomeno del lavoro nero e tutelare la sicurezza degli addetti. Piaghe che, considerato anche il periodo di crisi, vanno sempre monitorate, come dimostra l'ultima operazione della Benemerita che nell'ambito dell'intera provincia ha verificato decine di cantieri edili, comminando diverse sanzioni per il non rispetto delle norme di sicurezza e anche controlli in alcuni nightclub dove operavano diverse ballerine di lap dance non assunte, per un totale di sanzioni per oltre 50.000 euro. Controlli sulla sicurezza utili anche per limitare il fenomeno degli incidenti sul lavoro, che nel solo 2011 ammontano a circa 7.500.
In provincia di Rimini, fortunatamente, come lavoratori cosiddetti in nero, ne abbiamo trovati su 21 cantieri controllati nell'ultimo mese soltanto 5. Quindi la maggior parte delle sanzioni fatte sono poi state per più una questione di sicurezza che per i lavoratori in nero. Per quanto riguarda invece il mondo notturno, controllati dei nightclub, pensate di estendervi anche ad altre situazioni? Abbiamo controllato sia dei nightclub anche dei bar. Solo all'interno di un bar è stato trovato un lavoratore cosiddetto in nero, mentre nei due night controllati in provincia di Rimini per il momento o circa 3 su 20 donne lavoratrici controllate non erano assunte in regola. E proprio sul fronte notturno estesi saranno i controlli anche per scoprire eventuali escamotage. Esistono infatti alcuni cosiddetti club privati, alcuni balzati di recente anche alle cronache locali, dove sotto la formula dell'associazionismo si celano veri e propri lavoratori in nero senza tutele. Sergio Marchionne torna a parlare Era Sicura, rimarremo in Italia. La Didi Fiat, intervistato da Repubblica, spiega di non aver mai parlato di esuberi o chiusure di stabilimenti e rilancia. Quei soldi guadagnati sul mercato estero reinvestiremo in Italia. Ma rimangono i timori per la crisi del mercato dell'auto, confermati dall'ACEA, l'associazione dei costruttori, che registra un crollo in Europa del 17,7% delle immatricolazioni Fiat ad agosto. La contrazione delle immatricolazioni totali in tutto il continente nello stesso mese è stato dell'8,9%. È in carcere a Trieste Lisandra Ghilarico, la 21enne cubana arrestata per il delitto di Lignano Sabbiadoro. La giovane ha confessato di aver ucciso i due anziani coniugi Paolo Burgato e Rosetta Sostero in un tentativo di rapina finito male dopo che le due vittime hanno riconosciuto lei e il fratellastro. Proprio la Borderei Berrico è in fuga col bottino a poche centinaia di euro e secondo gli inquirenti potrebbe essere già a Cuba. Sconosciuta la dinamica del delitto, la ragazza non è stata in grado di ricostruire i momenti decisivi. Come non annoiarsi aspettando il verde del semaforo? Fra i nemici del nevrotico camminatore urbano, rispettoso però delle regole, il semaforo rosso è il numero uno. Lo sanno bene a Hildesheim in Germania, dove due studenti hanno proposto un insolito passatempo per chi è fermo davanti alle strisce. So, wie ihr seht, ist das Ganze eine Pong-Variante mit Skateboard. Un saluto da Roberto Gorini. Oggi parleremo di previsioni economiche e del perché gli economisti, i vecchi economisti della vecchia scuola economica neoclassica, costantemente sbagliano le previsioni. Ed è evidente che sbagliano, perché altrimenti, se riuscissero a prevedere esattamente gli andamenti economici, non saremmo mai di fronte a crisi. E invece ciclicamente le crisi economiche ci sono costantemente. Perché tutto questo? Perché i vecchi economisti considerano l'economia come una scienza naturale, al pari della chimica e della fisica, e danno lo stesso approccio matematico di queste scienze naturali. Ebbene, l'economia non è un mondo da scoprire con delle leggi matematiche come la fisica, cari economisti, vecchi economisti. L'economia è piuttosto una scienza sociale, la scienza dell'interazione umana. Qualcuno dice, beh, allora tu stai parlando di filosofia. Certo, è più simile alla filosofia che non alla fisica. Quindi i modelli matematici non è che sono sbagliati, sono semplicemente inadatti per analizzare le previsioni economiche, ecco perché sono sempre sbagliate. Quando gli economisti constatano di aver sbagliato le loro previsioni, danno colpa all'uomo e dicono che è irrazionale. Cari vecchi economisti, l'uomo non è irrazionale, è imprevedibile. L'attività imprenditoriale, l'attività di interazione sociale, l'attività economica di milioni e miliardi di cittadini è semplicemente imprevedibile, perché fa parte della creatività, della capacità di instaurare relazioni, della capacità di intuire modifiche e nuove esigenze che sono latenti sul mercato. Tutte queste cose non sono prevedibili, non sono sviluppabili tramite un modello matematico.
non possiamo prevedere che cosa la creatività dell'uomo andrà a sviluppare in futuro per risolvere un problema della società, per aumentare il benessere e quindi di fatto per migliorare le attività economiche. Quindi cosa bisognerebbe fare per gestire al meglio l'economia? Bisognerebbe preservare quelle istituzioni che l'uomo si è creato spontaneamente per riuscire a cooperare al meglio. Una delle istituzioni più importanti che l'uomo utilizza per produrre benessere è ovviamente il denaro. E il denaro invece è stato corrotto e manipolato dal gestore pubblico, dallo Stato, dal governante. È bene sottolineare che il governante, il politico eletto che dovrebbe gestire al meglio il paese, i paesi, in nome e per conto del cittadino, in realtà è cosa diversa dal cittadino. Il denaro è stato creato dal cittadino spontaneamente per migliorare i propri rapporti economici, i propri rapporti sociali, per riuscire a creare in una maniera più funzionale il benessere per sé e per gli altri. Il denaro non è stato inventato dallo Stato, non è stato inventato dal governante. Il governante si è appropriato del denaro, ha espropriato il cittadino del denaro che si era creato, ha impedito al cittadino di utilizzare il denaro o quello che lui aveva scelto essere la miglior merce di scambio, per esempio vedi l'oro o altre forme di merce altamente commerciabile, che via via nella storia il cittadino aveva eletto come mezzo di scambio ideale. E allora il governante si è sempre imposto, ha sempre espropriato il denaro, questa istituzione, quindi è andata a corrompere questa istituzione e corrompendola ovviamente ha generato una serie di danni enormi, tant'è che molte persone oggi pensano che il male nasca tutto dal denaro, ed è vero, ma perché l'istituzione del denaro è stata corrotta e non è più quella che l'uomo si era scelto spontaneamente per migliorare il proprio benessere. Altre istituzioni sono per esempio il libero scambio, la proprietà privata, la morale, la legge. Senza preservare queste istituzioni nate spontaneamente dall'azione umana, dall'interazione sociale, ecco che noi andremo a peggiorare il nostro benessere, andremo a regredire in quello che è il nostro sviluppo economico, sviluppo di benessere. Queste istituzioni ciclicamente vengono sempre corrotte e manipolate dal governante, dal pianificatore centrale, che peggiora la situazione di benessere di tutti noi. Questo è un argomento complesso che affronteremo un po' per volta, l'argomento del denaro lo abbiamo già affrontato in passato, ma oggi mi preme sottolineare il fatto che la scienza economica è una scienza sociale, è una scienza che studia le interazioni sociali e le istituzioni nate spontaneamente per migliorare queste interazioni sociali. Così deve essere considerata e così, preservandone le istituzioni che nascono dall'interazione sociale, riusciamo a aumentare il benessere. Se continuiamo a considerare l'economia come invece una serie di modelli matematici, di formule matematiche da applicare, ecco che creeremo sempre più problemi, perché l'azione umana, l'azione sociale, l'azione economica è imprevedibile, perché fa parte della creatività, fa parte della intuizione di un qualcosa che oggi non esiste e quindi non può essere calcolato matematicamente. È come fare una fotografia della situazione economica attuale, andare a spostare due o tre variabili e pensare che le altre si comportino di conseguenza. No, perché cambia tutto costantemente, non è mai una fotografia, ma è un film. Bene, con la speranza che un giorno gli stati capiscano, i vecchi economisti capiscano di essere in errore, smettono di utilizzare modelli matematici e comincino a studiare l'economia come una scienza sociale e a preservare le istituzioni che l'uomo si crea spontaneamente, per oggi, anche un po' adirato, è tutto e alla prossima.